Sopra le nuvole splende sempre il sole. Mi venite a chiedere perché faccio il cammino di Santiago. Ecco la risposta. Buongiorno a tutti, oggi circa 17-18 km fino a Borres, in modo da avvicinarmi di più al cammino di domani, che sarà il più duro ma anche il più spettacolare di tutto il cammino primitivo. Questa notte non sono stato per niente bene, ho avuto brividi di freddo, mal di pancia e febbre. In ogni caso sono voluto uscire e voglio assolutamente arrivare a fine tappa di oggi, poi mi riposerò. Sono 3 ore che cammino e non ho ancora incrociato una casa. Sono arrivato quasi al bivio della ruta degli Hospitales e sono anche quasi arrivato al mio albergue. Arrivando in questo ostello a Colinas de Arribas, abbiamo superato Borres di circa 3 km, quindi abbiamo ridotto la tappa della ruta degli ospedali da 24 a 21 km. Sono arrivato all'ostello, uno dei più belli sul cammino fino a questo momento, se non il più bello. Amen, il nostro amico norvegese ci ha offerto una bottiglia di vino. 40 minuti tu dormi. Come vedete sta piovendo, speriamo che domani sarà una bella giornata. Continua a stare poco bene. Patrizio mi ha dato dei brufen. La tappa di oggi per me è troppo importante. Sono venuto a fare il cammino primitivo quasi esclusivamente per percorrere questo tratto. Andrò avanti. Buongiorno, si parte. Non ho fiato. Siamo partiti con la nebbia, sarebbe sconsigliato fare la ruta in questo meteo, però abbiamo tanta voglia di farlo. La nebbia che ci circonda ci invita a virare per Pola di Allande, ma le nostre gambe e la nostra testa non ne vogliono sapere. Il richiamo della montagna è troppo forte. Guardate, c'è stato un bell'incendio. L'obiettivo di oggi, Barducedo, 21 km. Guardate che panorama assurdo. Guardate. Incredibile, ragazzi, uno spettacolo. Vai Ruben! Un incendio davvero devastante. Siamo al 5º giorno di cammino, non c'è stata una sola tappa facile. Quella di oggi è una classica tappa di montagna.
Procedo ad una quota media di 1000-1200 metri. Mi sono momentaneamente allontanato dal gruppo. Il dolore e la fatica qui passano in secondo piano. L'atmosfera è incredibile. Non trovo le parole per descrivere tale bellezza. Questo tratto mi sono distanziato un po' dagli altri, ho voglia veramente di farlo da solo. I panorami mozzafiato su un oceano di nuvole, i vari animali allo stato brado, insomma, ditemi voi se questo non è il paradiso. Eccolo, 60 chilometri. Una bellezza assurda. Simile a Roncisvalle questa. Da noi questo paesaggio lo inizia a vedere dai 2100. Paesaggio di una bellezza struggente. Mi prendo la responsabilità di dire che questa è la tappa più bella in assoluto di tutti i cammini di Santiago che ho fatto fino a questo momento. Go, go! Questa celeberrima variante prende il suo nome da alcuni ospitali ormai in rovina che un tempo davano alloggio ai pellegrini. È una delle più antiche, no? O forse la più antica, no, la più antica è la Raico, qual è? L'Aramaico. Ho-ho! Mica, me la son fatta di corsa, fra! Ma sei un matto, Con Wishiveria! Oh, è stato un incendio!
Incredibile questo. Estraevano l'oro da qui. Mamma mia, ragazzi. Hola. Asfalto. Soltanto attraversata la strada. Case! Scusa. È chiusa. Si può chiedere la frilla? Qual è? Pastore dei Pirenei. Le tre casette che abbiamo passato poco fa sono prive di acqua e luce. Signori, la ruta degli Hospitales è finita. Fine tappa. Il nostro ostello dovrebbe essere questo, vediamo prima di tutto se ci sono i posti. A proposito, piove. È il panorama dall'interno della nostra camera. Se questo tipo di contenuto è stato di vostro gradimento, vi invito a mettere un like ed iscrivervi al canale. Vi ringrazio anticipatamente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Guarda quante! No!